Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi andremo a parlare del mini cut. Perché farlo, come impostarlo, eccetera. Ho ricevuto tantissime domande, soprattutto su Instagram, sui miei soliti Q&A che faccio nelle storie, e quindi volevo dedicare un video per parlarne. Ho fatto già diversi video, però ripetuto da Juant, vale la pena riaffrontare il tema. Allora, cerchiamo di capire innanzitutto quello che è lo scopo del mini cut. Il primo scopo è quello di scendere di alcuni punti di BF, quindi andare a fare un cut, quindi sostanzialmente scendere, ma come vedremo non è questo lo scopo primario, soprattutto non dobbiamo dare troppa importanza a questo aspetto. Il secondo scopo del mini cut è quello di andare a recuperare in termini di sensibilità insulinica e, correlato a questo, quello di ritornare in uno stato anabolico, perché normalmente il mini cut viene fatto in una situazione in cui stiamo perdendo margini di crescita, stiamo perdendo margini di anabolismo, per quanto stiamo in surplus energetico, per quanto siamo in una fase di bulk, per quanto spingiamo in palestra, in realtà il nostro tessuto muscolare non è più recettivo alla crescita, e questo dipende fortemente proprio da una situazione di sensibilità insulinica inficiata che si ripercuote a cascata sui livelli di cortisolemia, sulla produzione ormonale, sulla capacità di shift del sistema nervoso autonomo dal parasimpatico all'ortosimpatico, quindi sulla capacità di recupero e sulla capacità, quindi ultima, di creazione di nuovo tessuto muscolare. Ora, prima distinzione importante da fare, prima di entrare nel vivo, sia quello che è il mini cut, che possiamo definire fisiologico o patologico. Perché è importante capirlo? Perché ci sono situazioni in cui il mini cut va ad essere inserito perché è fisiologico all'interno di un piano, e questo normalmente avviene durante le fasi di scarico, ossia io nel mio allenamento arrivo a una situazione man mano di overreaching, ossia accumulo fatica fino ad arrivare a una situazione in cui sono molto affaticato e devo scaricare. Casomai parleremo in un altro video dell'overreaching, fatemelo sapere qua sotto nei commenti nel caso in cui vi interessi. E a questo punto devo scaricare, cioè sono arrivato all'overreaching, devo andare a scaricare e permettere al mio corpo di sovracompensare. Ecco, in questo caso, per via della situazione ormonale che c'è sotto, ma anche semplicemente del dispendio energetico che va a diminuire, è molto interessante e molto utile applicare un mini cut, quindi scendere a quella che è circa una norma calorica teorica, e poi da là, una volta che riparto col mio mesociclo successivo di allenamento, ricominciare gradualmente a salire nella fase di bulk. Quindi anche da questo potete capire che la fase di bulk non è mai un spingere le calorie alzandole gradualmente all'infinito per anni e anni, quanto piuttosto un salire e scendere in funzione di quella che è anche la richiesta energetica e la capacità di gestione dei nutrienti del nostro corpo durante il mesociclo. Quindi, piccola lampadina che si accende, l'alimentazione è sempre funzionale al nostro allenamento. Ma ci sono casi in cui il mini cut deve essere utilizzato per far fronte a una situazione emergenziale, quello che possiamo definire il mini cut patologico, ossia stiamo salendo, la performance va bene, a un certo punto però qualcosa non va, abbiamo un po' tirato troppo la corda, come è normale che sia, e va bene che sia così, e ci ritroviamo in una situazione in cui la sensibilità insulinica inizia a perdersi, ossia siamo molto più acquosi, anche se siamo a carboidrati alti, non abbiamo tanto pump in palestra, la performance inizia un po' a calare, ci sentiamo magari anche ingolfati, abbiamo problemi di digestione, e in parallelo ci ritroviamo paradossalmente ad avere molta fame, quindi situazioni di iperglicemia o ipoglicemia reattiva, quindi forte sbalzi glicemici. Ecco, in questa situazione che cosa succede? Che, come detto, il tessuto muscolare non è più recettivo alla crescita. Più aumentiamo le calorie, perché normalmente, ok, la performance va un po' così, non ho pump, aggiungo carboidrati. No, se facciamo così, semplicemente buttiamo più benzina sul fuoco e ingrassiamo, cioè iniziamo a prendere più tessuto adiposo. Quindi da questo punto di vista è necessario intervenire con un mini cut. E dal punto di vista dell'allenamento, continuare ad allenarsi normalmente, quindi non dobbiamo scaricare perché abbiamo diminuito le calorie, anzi molti di noi vedranno un miglioramento di performance proprio nel momento in cui scendiamo di calorie. Come attuare questo mini cut? Ora, ci sono diverse filosofie di pensiero, diverse scuole, non c'è mai una regola troppo ferrea, però vi dico quello che io ho visto essere un po' l'approccio ottimale. Quello che faccio io è scendo normalmente di un 20% delle mie calorie, quindi se normalmente sono arrivato a una fase di bulk a 5.000 calorie, vado a scendere di 1.000 calorie e scendo sulle 4.000.
Da qua posso stare una settimana, due settimane per aspettare che la situazione si stabilizzi, rinizio a scendere gradualmente. Come faccio a farlo? Vado a togliere un filo di calorie, un pochetto ogni volta, prettamente dai carboidrati, fino ad arrivare a una norma calorica teorica. Il tasso di discesa potrete veramente vederlo voi, dovete un po' valutare in base a quella che è la risposta del vostro corpo, però vale la pena scendere un pochetto ogni settimana. Il tasso di discesa realmente dovete vederlo voi, anche in funzione della risposta del vostro corpo, quindi se il vostro corpo recupera subito pump, recupera subito una buona sensibilità insulinica, potete scendere un po' più lentamente. Se invece vedete che va un po' più a rilento, allora ingranate anche la dose, perché state comunque in una situazione di ipercalorica, state comunque sopra la vostra norma calorica teorica, quindi se vedete che il corpo non si riprende, scendete anche più velocemente. Lo scopo dovrebbe essere quello, nel giro di circa 6 settimane massimo da quando abbiamo iniziato il nostro mini cut, tornare alla nostra norma calorica teorica, quindi circa 1,5-2 grammi per chilo di peso corporeo di proteine. In questo caso aggiungendo degli aminoacidi essenziali, ne ho già parlato in un altro video, io sono un fautore dell'utilizzo di proteine relativamente più basse, la sostituzione di un certo quantitativo di essenziali nel corso della giornata per massimizzare la sintesi proteica senza creare troppi danni metabolici o comunque rallentamenti metabolici, chiamiamoli così. Per quanto riguarda i grassi, uno 0,8 per chilo di peso corporeo e circa un 4 grammi per chilo di peso corporeo di carboidrati. Quindi scendiamo più o meno a questo livello, che dovrebbe essere circa la nostra norma calorica teorica, ovviamente è una media settimanale nel caso in cui state facendo una cycling, questo potete tranquillamente continuare a tenerlo durante questa fase di mini cut, e da qua rimaniamo per circa due settimane in modo che la situazione si stabilizzi. Cos'è che è successo da un punto di vista energetico? Stavamo a 5000 calorie, qua non riuscivamo a gestirle, abbiamo fatto un primo drop, siamo rimasti magari una settimanella, due settimanelle, nel frattempo il nostro dispendio energetico è sceso e poi da qua siamo continuati a scendere e di conseguenza scendeva il nostro dispendio energetico per mantenere l'omeostasi fino alla nostra norma calorica teorica. Siamo arrivati qua, siamo stati due settimane, il nostro dispendio energetico si è assestato, il nostro corpo ha trovato un'omeostasi, la sensibilità insulinica si è ripristinata e da qua possiamo ricominciare a questo punto a salire, quindi possiamo riaffrontare di nuovo un altro periodo. E anche qua è interessante, io molto spesso con gli atleti che cos'è che faccio? Che quando inizio il mini cut inizio a spingere tanto in allenamento. In questo caso, durante tutta la fase di discesa, nelle 6 settimane successive, il mio scopo è quello di andare a portarli in overreaching. Quindi spingo veramente, veramente tanto, anche in maniera un po' più incosciente, se così vogliamo dire. In questo modo, cosa che succede? Che quando arrivo alla norma teorica, i ragazzi arrivano in overreaching, li faccio fare 2 settimane di scarico e da là si può ripartire. Quindi il totale del periodo di minicut è di circa 8 settimane. Ossia, sono 6 settimane massimo di discesa, 2 settimane in cui stiamo e poi da là ripartiamo. Queste ultime 2 settimane di norma calorica teorica dovrebbero essere 2 settimane di scarico di allenamento. Là sarebbe una situazione abbastanza interessante ed ottimale, in modo che quando ripartiamo, ripartiamo anche con un nuovo mesociclo di lavoro. Ora è importante capire una cosa, ovviamente ci avete tanti margini di gestione e realmente capire come strutturare macros dipende esattamente da voi, da dove siete arrivati, quanto stavate alti di grassi piuttosto che di carboidrati, quante calorie avete raggiunto, quanto veloce il corpo si riprende, perché di nuovo se il corpo si riprende subito non ha senso continuare per 8 settimane, ma magari tagliate un pochetto prima. Però è importante capire questa cosa, il mini cut non è un cut, non è una fase in cui dovete tornare ad essere tirati, non dovete preoccuparvi troppo della BF, quella rientra, diminuisce ed è sicuramente un contributo al ripristino della sensibilità insulinica, però normalmente in fase di bulk dovremmo sempre mantenerci il range di BF ideali, quindi partiamo dall'assunto che non è la BF il problema della vostra sensibilità insulinica, è che normalmente durante un periodo di surplus calorico protratto per tanto tempo, a un certo punto, come è logico che ci sia, tutto il processo di gestione dei carboidrati va un po' a inficiarsi. Quindi è importante capirlo, perché certe persone iniziano un mini cut e finiscono per fare un cut, ossia continuano a scendere, scendono anche sotto la norma calorica teorica e continuano a tirare perché pensano di doversi tirare velocemente. Il mini cut non è un cut aggressivo, ok? È molto diverso. È una situazione in cui semplicemente scendiamo per fare un passo indietro e per poterne fare poi due in avanti, quindi per poter recuperare una situazione di anabolismo nel nostro tessuto muscolare e poi ricominciare a spingere per bene, ok? Perché semplicemente se continuassimo a spingere in una situazione di surplus, il tessuto muscolare non crescerebbe ulteriormente. Quindi non voglio assolutamente tirarmi, non voglio assolutamente avere l'addome in vista, voglio rimanere in un range di BF ideale, però verosimilmente se ho gestito bene il mio bulk, sono rimasto là, non ho superato quel 14-15% massimo di BF, ok? Quindi non devo essere preoccupato da questo punto di vista, devo soltanto un attimo ripristinare
e perché no anche dare un break da un punto di vista gastrointestinale per la alta mole di cibo che si raggiunge normalmente in una fase di bulk. Ragazzi, qualsiasi domanda qua sotto, come sempre sarò ben lieto di rispondere. Detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video.